La figura del farmacista vanta origini antichissime. In Italia iniziò ad affermarsi dal XIII secolo come professione autonoma grazie alla volontà dell'imperatore del Regno di Sicilia, Federico II di Svevia, che separò e regolamentò l'esercizio della professione medica e quella dello speziale e fissò i principi fondamentali che regolamentavano la professione. Inizialmente poche suppellettili e pochi vasi costituivano le farmacie. Più avanti esse s'abbellirono con banchi scolpiti, con ricchi scaffali contenenti i medicamenti in vasi eleganti che rispecchiavano, con la loro grazia, il gusto artistico del Rinascimento. Nel 1400 la Corporazione degli Speziali era già considerata una fra le più importanti nella società dell'epoca ed era compresa tra le sette arti maggiori. Con la pubblicazione del ricettario fiorentino nel 1498, la prima farmacopea ufficiale del mondo, fu definita l'attività del farmacista e del suo negozio, che doveva attenersi a ferree regole di vita, fare un tirocinio ed esami che ne attestassero le competenze. Con la nascita delle prime vere scuole di farmacia iniziò a tramontare l'antico nome di speziale e imporsi quello di farmacista, cioè colui che esercita l'arte della farmacopea, ovvero della preparazione dei farmaci. Tra le farmacie italiane più antiche c'è quella del Canto alle Rondini di Firenze, che risale alla metà del 1300. Oggi è un museo. Ancora in attività è invece quella del Dottor Betti a Bagni di Lucca, in Toscana, che risale al 1709. Impossibile comunque dire quale fu la prima ad aprire i battenti, visto che solo dopo il 1240 il mestiere del farmacista, detto allora speziale, fu istituzionalizzato. Prima di allora esistevano botteghe che vendevano rimedi vari, ma era il medico a preparare i farmaci necessari. La provincia di Enna oggi conta 56 farmacie, ma presto se ne aggiungeranno altre due, nonostante l'importante decremento demografico subito dai comuni della provincia. Degli attuali 56 titolari direttori, le donne sono 26, pari al 43,43%, e gli uomini sono 30, pari al 53,57%. Dei 234 farmacisti iscritti all'albo di Enna, 145 sono donne, il 61,97%, e 89 sono uomini, il 38,03%. I più giovani farmacisti diventati titolari, entrambi a 24 anni, sono stati i dottori Valerio Battiato di Nicosia nel 1945 e Maria Antonietta Mazzola di Sperlinga nel 1951. Attualmente il più giovane direttore di farmacia è Nicolò Pesco di Villadoro, ha 30 anni. Il più anziano, per maggiori anni di titolarità, è il dottor Rosario Salemi, con farmacia a Piazza Armerina. Alcune farmacie si dedicano con passione alla galenica, disponendo di laboratori attrezzati. Punto di riferimento certo per la salute dei cittadini, il farmacista è da tanti considerato un caro familiare, cui rivolgersi per avere un consiglio, un conforto e non solo una medicina. Negli anni il settore ha dovuto affrontare e superare diversi ostacoli e per far sentire la propria voce la categoria è stata costretta anche a delle serrate, come è accaduto nel 1970, quando alcuni dirigenti sindacali furono condannati dal pretore e poi assolti in appello, difesi dal senatore Giovanni Leone, che poco dopo diventò il sesto presidente della Repubblica Italiana. Sul piano della prevenzione, oltre al quotidiano lavoro del farmacista dietro il banco, degno di nota il progetto Cuore Enna, realizzato in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale nel 2010, con il contributo dell'Assessorato regionale alla sanità e di Federfarma nazionale. L'Ordine dei Farmacisti e Federfarma della provincia di Enna hanno visto alternarsi alla loro guida figure autorevoli che hanno saputo compiere scelte importanti, tenendo sempre compatta la categoria. Un impegno che prosegue con l'obiettivo di rendere la professione del farmacista sempre più aderente ai bisogni di salute della comunità, anche attraverso una proficua collaborazione con le istituzioni locali.